Ciao ragazzi, bentornati a Genshin Impact. Oggi parleremo di Mona e vi farò vedere come poter scagliare molte volte la mossa R2. Ecco, andiamo a toccare i nemici con la mossa di R2 e si recupera subito la mossa R2. Appena che ha finito l'attacco possiamo riscagliare subito la mossa. Vi domanderete perché succede questa cosa? Ora ve lo faccio vedere subito. È tutto grazie al nostro libro, Sacrificial Flamings. Voi penserete, perché Mona, non Barbara che cura, o personaggi che potrebbero curare, insomma? Vi spiego subito il perché. Questo potere qua, questo libro, che si permette di avere il 50% di chance che R2 si recupera istantaneamente ogni 26 secondi, perché è rango 2, solo 29 secondi. Insomma, non possiamo metterlo a Barbara perché questo libro qua, il potere si attiva solamente per un caso, insomma, cioè fare danni al nemico. Se noi lo mettiamo a Barbara libero, questo, attiveremo la pozione di curare, però esatto che non fa danni al nemico, non si attiverà mai questo potere qua. Quindi bisogna equipaggiarlo a un personaggio che faccia danni fisici, insomma, danni con R2. E questo qua capita ogni 22 secondi, che sia durante il combattimento, pausa non funziona, insomma. E per questo se è un vero aiuto per me, recupereremo tantissima super. E come vedete si può scagliarla subito e dare aiuto agli altri compagni e bagnare i nemici e tutto con subito recuperando, insomma. Spero che vi sia stato chiaro per questo, con questa spiegazione, insomma. Se avete dubbi o commenti da fare, scrivetelo nei commenti. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al mio video, al mio canale, per non perdervi altri video. Ciao, al prossimo video. Ciao ciao!